Seconda tappa, e la tappa di oggi è Bologna-Firenze. Siamo circa a metà del nostro percorso, mancano una quarantina di chilometri a Firenze, insomma presto siamo arrivati. Ora siamo in pausa pranzo, sono le 3.40, cioè facciamo merenda direttamente noi, e come vedete il sole splende in cielo, c'è qualche nuvoletta. La pioggia, insomma, ha fatto qualche goccia questa notte, ma nulla di che. Io direi di passare alle piccole interviste di quest'oggi. E chiederei a Zero di partire con la prima domanda. Benissimo, eccoci ritrovati. Allora, cominciamo con la prima domanda. Il nome e l'età. Alessandro, ho 14 anni. Andrea, ho 15 anni. Carlo, 16 anni. Yuri, 17 anni. Riccardo, 18 anni. Bene, la seconda domanda è: da dove venite? Schio! Chioggia! Verona. Conegliano. Castello di Godego. Ok, terza domanda, il vostro numero in colonna. Il mio numero è il 16. Il mio è il 39. 31, 43 e 15. Di che equip fate parte? Meccanico. Meccanico, gonfiare i materassini per la notte. Carico e scarico. Tanica. Quanta fatica avete fatto in questi due giorni di impresa? Io un po', soprattutto per la salita, poi però alla fine c'è la discesa, quindi mi sono rilassato. Parecchia. Io ieri neanche tanta, oggi invece molta, molta di più. Ma diciamo un po', però ce l'abbiamo fatta. Bah, così così, me ne aspetto di più però. Descrivete l'impresa con una parola. Allora, direi scoppiato. Unica. Faticosa. Formativa. Impegno. Bene, passiamo alla domanda numero 7. Salutate due persone della vostra casa salesiana. Io saluto Don Fabio e Antonino. Io saluto Sor Bubu e Sor Giada. Io saluto Bubu e Don Andrea. Io saluto Don Claudio e Don Vanni. Io saluto due salesiani, Antonio Martinez e Giovanni Andretta. Bene, passiamo all'ultima domanda di oggi, o meglio, dovete salutare a casa i vostri genitori con una faccia buffa. Ciao mamma! Ciao mamma! Ciao! Ciao a casa! Ciao! Benissimo, ecco, finita l'intervista, andiamo verso la conclusione. Come vedete stiamo per mangiare e siamo pronti. Il cibo dovrebbe essere quasi pronto e concludo dicendo che, appunto, come anticipato prima il mio collega, stiamo per arrivare, mancano circa 40 km, però non è ancora finita, ci sarà una salita. E più che altro siamo un po' preoccupati per Don Luca perché lo vediamo un po' affaticato, no? E quindi speriamo che regga, dai, speriamo per lui. Bene, ciao a tutti, ci vediamo domani per la terza puntata del TG Impresa. Ciao! Ciao. No buono! Ciao, ciao! Ciao! Ciao mamma! Ciao Piazza! Ciao a tutti!